Mio nonno aveva un palco che era, credo, vicino a quello reale, dove andavano le grandi prime. E allora una volta mia nonna, vestita magnificamente, ricoperta di gioielli, ma mai troppo, perché mia nonna era di buon gusto, quindi non ci ricopriva di gioielli in maniera poco elegante, entrò nel palco e l'orchestra le fece omaggio, un omaggio che ancora quando io sono venuta a Palermo si ricordava, si ricordavano di questa e poi dei battimani straordinari, perché veramente era di una bellezza incredibile. Basta pensare al busto di Canova, no? Questo busto quando fu esposto al Massimo qualche anno fa, la gente andava lì e diceva: ma è impossibile una bellezza simile. Franca Florio è una donna bellissima. Il mito le cresce attorno. È diventata la protagonista assoluta della vita di relazione in una Palermo che vede sfilare sulla passerella della mondanità la più favolosa schiera di nomi. Rothschild, di cui Florio è il rappresentante in Sicilia, e poi i Reali d'Inghilterra. Emanuele Filiberto di Savoia con la principessa Elena d'Orléans e soprattutto il Kaiser Guglielmo II, ormai amico di famiglia. Certo, sono circoli esclusivi, ma Franca si dedica anche all'attività d'obbligo dell'alta società, la beneficenza. L'ammirazione e il rispetto per lei sono assoluti. Beh, mia nonna, donna Franca Florio, era una persona che era un mito e anche quando da piccoli noi la vedevamo, prima nel villino a Roma, in via Sicilia, poi ha vissuto tanti anni con noi in casa di mio padre, era sempre una persona che ci raccontava la sua vita straordinaria dei tempi antichi, diciamo. E per noi erano favole naturalmente, quindi le ascoltavamo con enorme interesse e enorme divertimento. Ignazio e Franca conducono una sfrenata attività mondana. Se al papà, Ignazio Senior, bastava un solo Panfilo privato, Ignazio ne ha sei. Sono battelli da sogno, invidiati da mezzo mondo, arredati in maniera sfarzosa. Ignazio ne ama uno in particolare. Lo chiama Aegusa.